Noi facevamo un cinema nel dopoguerra che abbiamo conquistato il mondo. I nostri film conquistavano le platee di tutto il mondo ed erano competitive con il grande film americano. Il cinema è una ricchezza immensa per l'Italia, ma purtroppo i politici non se ne rendono conto. L'hanno abbandonato completamente a se stessi. Il cinema, il cinema italiano, innanzitutto devo dire che ha talento, freschezza di idee, fantasia, e c'ha voglia di essere competitiva, ma gli mancano i mezzi, e questo è tutto.